Abbiamo avuto dei fenomeni di caduta massi nel tratto della statale 685 da Serravalle fino a Norcia. Siamo intervenuti tempestivamente e nel giro di 3 settimane abbiamo riaperto al traffico la statale. Stiamo consegnando i lavori proprio in questi giorni e prevedono un intervento di circa 1 milione di euro che ci consente di posizionare delle reti paramassi più performanti per rendere più sicuro quel tratto di strada. È un avanzato stato di progettazione. Nel giro di qualche mese, quindi entro la fine dell'estate, noi contiamo di ridare traffico alla galleria. Utilizzando una strada provinciale che si innesta subito dopo la galleria per collegare provvisoriamente il centro abitato di Norcia, quindi tutta la zona di Norcia, con la Salaria e con l'abitato di Castelluccio. C'è stato un importante distacco di massi che hanno quindi invaso la carreggiata e in più in alcuni punti la carreggiata è sprofondata. Si pensava ovviamente a non ricostruire quella parte di strada franata, ma come dire spostarsi un po' più a monte. Purtroppo gli eventi sismici e le copiose nevicate di questi giorni sicuramente un po' rallenteranno l'avvio dei lavori. Sarebbe un miracolo riaprire la strada a giugno, perché ovviamente serve fare una progettazione, poi la materiale esecuzione va affidata alle imprese, vanno fatte ovviamente le gare. Questa strada ovviamente era stata chiusa, anche lì vi era stato un distaccamento di materiale roccioso. Ad oggi è stata riaperta, anzi precisamente il 23 dicembre, a senso unico alternato. Anche lì ovviamente andranno completati i lavori.